Sofia. Fabio, da quanti anni suoni per la Tarantella di Montemanà? Per loro saranno... Da quanti anni iniziati, in poche parole? Fabio, da quanti anni suoni per la Tarantella? 27-28 anni. La Tarantella appartiene al DNA di ogni montemaranese? È normale, quello è a prescindere. Mi sono avvicinato sentendo questa musica e come mi ha chiamato questa Tarantella. All'inizio ballavo, però mi piaceva più suonare che ballare. Ti dà più soddisfazione? Sì. Anche quest'anno partecipiamo con i bambini, col Palio della Botte, in una forma ridotta, chiaramente per questioni logistiche e di spazio. Faremo una gara di 150 metri, a differenza dei 300 quelli regolamentari, e anche in questo caso ci saranno delle regole. Utilizzeremo le stesse regole del palio, quindi non va toccata la botte con le mani, con i piedi, e ci sarà una gara combattuta. Miriam, tu da quanto tempo fai la corsa per il palio della botte? Da 3 anni. Da 3 anni. Quanto è difficile spingere la botte? Ovviamente la vostra, come abbiamo visto dalle immagini, è quella la più piccolina. Non è proprio tanto difficile, perché non è nemmanco tanto pesante, quindi non è tanto difficile anche per i bambini che hanno provato la prima volta, è stato molto facile. Io sono in compagnia di Gerardo Tessa del Centro Cinofilo La Testa del Cane, ma in questo caso il campione non è affatto Gerardo. È un cane che lavora nell'ambito della disciplina dell'udito e difesa. Proprio ieri e oggi si è svolto il campionato regionale di addestramento. Lei ha partecipato a quello che è la prova di Ipo 1 e ha avuto la meglio su 8 cani in gara. Sasha, innanzitutto facciamo salutare a Sasha i telespettatori di Prima TV e Telenostra. Come si fa, Sasha? Vai, Gerardo. Mi prendi alla sprovvista perché l'hai visto e mo me lo chiedi in diretta, io ci provo. Certo, Sasha. So che Sasha non mi deluderà. Sasha, vuoi salutare? Saluta. Saluta. Brava, Sasha. Gli diamo un premio, come dicevo prima. Sasha, un'ultima cosa. Sasha batte anche il 5, un po' distratta dalla Tarantella di Montemarano, anche Sasha, ma ce la faremo. Vai Gerardo. Sasha, batte il 5, brava!